progetto è stato fortemente voluto dalla nostra organizzazione di produttori Sole Rugiada, che ha nel suo seno 74 aziende agricole che sono poste in diverse zone dell'Italia, soprattutto in Lombardia. E queste aziende agricole ovviamente si trovano avvantaggiate di fronte a un'esperienza di questo genere, perché hanno a disposizione degli strumenti che se fossero da sole non potrebbero assolutamente permettersi. Questo permette anche di avere una modalità di coltivazione univoca che può determinare addirittura il cambiamento di disciplinari tecnici di produzione che implicano la presenza di queste pratiche agronomiche per poter far sì che non si sviluppino questi patogeni e soprattutto questi virus. Questa considerazione ovviamente diventa determinante all'interno di un sistema e non della singola azienda agricola.